Abbiamo un piccolo problema, è arrivato, come si chiama, pancale o bancale pieno di computer. Lion PC Tech. Vabbè, e ora il casino è che non lo so veramente come... Ma che cacchio? Vabbè, vabbè. C'è uno di Amazon. Già vai, già vai. Sì, no. Se lo passa, no, che scappa. E rizzati. Alla gente briaude. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Dumpster Dive! Allora, tutta questa roba qui non era prevista. Io stavo facendo un altro video e mi hanno scaricato un pancale pieno di computer. Non è un vero e proprio dumpster dive, perché avete visto, questa roba me l'hanno spedita, ma è comunque roba che arriva dal magazzino di un'azienda che è stato svuotato, quindi sta roba veniva buttata via. Qualche tempo fa, infatti, mi è arrivato un'email dove mi dicevano se volevo un po' di questo materiale, ma sinceramente non mi aspettavo che mi arrivassero tutte ste scatole. Comunque, questo non c'entra niente, la roba mia che... per un altro video lo levo. Questa no, arrivo giù un secondo, voi andate avanti, io arrivo. Primo pacco, vediamo cosa c'è dentro. Questo qui era già tutto sganasciato, era già mezzo aperto, è un computer, ma credo che sia vuoto perché è leggerissimo. Eccolo qui, sembrerebbe un computer. Bisogna vedere se dentro c'è veramente il computer, qualcosa c'è a dire la verità. Lo scopriremo solo aprendolo. Oh, bello putrido, pieno di ragnatele. Allora, qui c'è un alimentatore Corsair, che forse non è neanche così malvagio. Il disco ovviamente qui dentro non c'è, però tutto il resto sembra che ci sia. Vediamo la RAM, primo modulo. Non ci vedo un cazzo, nulla, non ci vedo un cazzo. C'è scritto un cacchio, ma secondo me questi qui sono moduli da 4 GB. Deve essere tipo un 7 da 8 GB in totale. Ci si attacca il monitor, quello buono. Ma, ah no, uffa. Qui c'è una, quanti fili, che palle. C'è una scheda video, l'attacco qua. Maremma tegame. Intrigato del filo, intrigato. E sai, e continua a non intrigarsi, figli di merda. Ci si attacca la tastiera, quella buona. Ci si attacca il mouse, quello buono. E ta! E non va un cazzo. Come mai non va? No, che sì che va! Reboot and select proper boot device, insert boot... Oh, vabbè, allora, il computer è partito, funziona a quanto pare. Vorrei vedere che razza di computer è. F2, ecco il BIOS! Oh, oh! Non è dei più moderni, ad ogni modo questo qui è una AMD A6-5400. 8 GB di RAM, buttalo via! Ci va installato un disco, un sistema operativo e vedere se funziona. Sembra che funzioni correttamente, più o meno. Pochino di qualcosa di strano lo fa. Addio, ora salta per aria. Vabbè, gli mancano i driver, sicuramente quello è il problema. Ma sotto stress mi sembra che funzioni. La CPU rimane neanche a 50 gradi, a pieno carico. La RAM e botte per ora non ha fatte, quindi... Bello, un computer che funziona. Lion PC Tech, pacco numero 2. Vediamo cosa c'è dentro. Eh sì, l'ho aperto al contrario, ma... Un altro computer! Anche qui c'è la porta USB 3, altre due porte USB 3 con il lettore di smart card USB 3 veloce. Ci sono le porte USB 3 anche sul retro, quindi questo qui probabilmente è più moderno rispetto all'altro. Vediamo un po'. C'è scritto Intel, ci sono 20 quintali di sudicio, scheda madre, belloccia, abbiamo lo stesso alimentatore che c'è sull'altro, naturalmente non c'è il disco dentro. Allora ci attacco questo e vediamo se funziona. Chissà se funziona con l'installazione dell'altro computer, vediamo poi anche se funziona proprio, no? Non va un cazzo, c'è decisamente qualcosa che non va.
puzzo di bruciato. Qualcosa non quadra. Il problema è che questo mouse V è un ebono. Ma un mouse USB di merda, non c'è da venne nemmeno uno. Cos'è qui? Ah, ce l'ho. Questa la provo a piazzare qui davanti. Ok, è un i5 di quarta generazione. E la RAM 0 MB. Qualcosa non quadra. Qui dice che praticamente non c'è la memoria installata. E questi casi si sa, no? Un chilo di WD-40 e via. Da un pochino di WD-40 qui, ne si dà un po' di WD-40 di qua, ne si dà un po' di WD-40 anche qui. E non esce. Allora... ci si rischiocca la RAM, si accende ed ecco a voi gli 8 GB di memoria. Ora, a parte gli scherzi, c'era un modulo di memoria che non faceva contatto. Casini non ne fa, a parte che i driver non sono caricati. CPU è a pieno carico, la memoria funziona. La temperatura è sui 60 gradi perché il dissipatore è sporchissimo, ma anche questo computer funziona. Ora ci sarebbe questa qui che è pesantissima. Cacciaviti di merda! E anche qui c'è un altro computer. Sarà un computer o sarà solo il case? A vederlo sì, sembrerebbe che dentro qualcosa ci sia. E anche qui ci sono le porte USB 3. Poi c'è questa arnese con le porte USB 3 attaccate dietro. A dire il vero potrebbe essere identico all'altro computer. Vediamo un po'. Sì, è proprio lo stesso computer identico. Però qui dentro ci sono due dischi. Ah, qui ci sono due dischi qui dentro. Eccoli lì, da 1 TB l'uno. Bene! C'è un solo modulo RAM, ovviamente sopra non c'è scritto da quanti gigabyte è. Ovvero, c'è scritto, ma non lo so leggere io. Ok, vediamo un po' se funziona. ASRock, F2. Qui c'è anche un RAID incorporato, eh. La RAM la legge, sono 4 GB e basta. È un i5-4440, identico all'altro computer. Avvio di Windows? No, cioè questo è completo questo computer qui. Cioè non hanno cancellato i dischi. Proviamo un po'. Password. Non potrò mai entrare dentro il computer. C'è la password. Nel 2017 mi era già capitata una cosa del genere e l'avevo risolta con questo programma, il Pogo Stick, con il quale si possono piallare le password di tutti i sistemi operativi Microsoft, e trovate il link nella descrizione di questo video. Ho installato il Pogo Stick su una chiavetta USB, l'ho fatta partire e vediamo se riesco a togliere la password come ho fatto nel video di 2000 anni fa. E non mi ricordo un cazzo, devo scrivere 2, eh? O son va una sega. Ah, perché non va? Ci vuole la tastiera PS2. Marimma maiala. Vai. Con molta calma bisogna fare le cose. Con molta calma. Boot no USB. Boh, invio. Eccolo, eccolo qua giù. Ci abbiamo administrator. Invio. Cancella. Password. Password cancellata. Lista. Quest. Clear password. Sblocca e abilita. Utente. Cancella la password. Utente. Password cancellata. Scrivi cambiamenti. Editor completato. Togliere la chiavetta dal buco del culo del computer. Control Alt Canc. Amministratore. Lo sapevo. E l'ho inculato. Sono dentro il sistema. Mai lasciare i dischi in un computer. Vabbè, io comunque ora spiano a zero tutto, perché non me ne frega niente assolutamente di vedere che c'è dentro. Non è vero, voglio andare a vedere cosa c'è. La cartella è vuota. Allora, ci ho messo due banche di memoria, così c'ho 8 GB, tanto ce l'avevo. Invece i dischi li tolgo, perché questi mi faranno comodo per fare un'altra cosa. Mi servono poi per aggiungerli in un RAID che ho già. Ho testato i dischi, praticamente sono quasi nuovi, a parte che sono pieni di polvere. Altra scatola, ce ne sono altre due dopo questa. E vediamo che c'è anche qui. E c'è un altro computer, questo qui però non saprei. È pesantissimo. Eccolo qua. Non lo so. Questo, come potete vedere, è sbudellato. C'è un disco fisso dentro. E il computer, boh, non lo so. Questa è roba vecchissima proprio. No, per niente. È una 6-6400, quindi non è proprio da buttare via. Però manca il dissipatore. Io ho questo dissipatore qui, non lo so mia se ci va. Non penso, però se qui si aggancia e si agganciasse anche dalla parte di là, e ci sta anche che ci stia, chi lo sa, ci potrebbe anche sta. Vabbè, prima di perderci tempo vediamo se si accende. Piglierà fo' di sicuro. E sta scaldando il processore, quindi vuol dire che funziona. Però fa biribiribiribi.
Ah, come piglia fo. Magari questa RAM del cazzo qui non funziona. Ho trovato una rammettina piccolina di DDR3, vediamo questa qui se funziona. Biribip non lo sta facendo, sta prendendo fuoco direttamente. No, lo fa. Vai in culo. Allora che cazzo c'è? Però potrebbe anche essere che giustamente piglia fo la CPU. E ora lavora a 100 ore vi permette ci sto osso, però mi gira un po' coglioni. Allora, tanto ci si leva sto troiaio di V. Poi ci si mette un po' di cremina, sennò quando va al sole si abbronza, poi si scotta, si fa male. Poi vediamo se ce lo aggancio. Basta prendere il cacciavite di merda e agganciare il gancino al gancio. Vai! Gonzo! E non lo fa? No, no. Niente. Ah, lo so io cosa c'è. Lo so io cosa c'è che non va. Mi sono dimenticato di toccare la massa. La massa. Voglio vedere. Maremma batata. Ma come funziona davvero? Cioè, perché? Ma veramente? Basta toccare la massa? Vi giuro, non ho toccato niente, eh. Cazzo, questa A6 è ancora più potente del primo A6. Questa è a 4 GHz. Allora, non solo il computer funziona, ma sembra che nel disco ci sia anche qualcosa. Perché infatti il disco contiene la partizione di boot e qua giù dentro c'è proprio il sistema operativo. Qui c'è anche addirittura iTunes. Ma non parte, quindi proviamo a fare... Converti disco dinamico in disco di base. No, non vanno lasciati nei computer dischi, no, perché? Ma perché? Visto che comunque questo computer funziona, ma il case è una vera ciofeca, io ho questo case qui in giro, quasi quasi, chiappo tutto di qui e butto tutto di là. Oh, questo case me l'aveva mandato Marco Morelli del canale MTNT più di 2 anni fa. Non l'avevo ancora mai usato, comunque grazie Marco, come vedi io non butto via mai niente. E funziona, anche a piano carico, vedete, il dissipatore fa il suo dovere e la CPU non va mai oltre i 40 gradi. E ora ci sono ancora 2 pacchi da aprire, no? Anzi, 3. Allora, questi qui li apro tutti e 2 insieme, perché voglio vedere alla svelta cosa c'è dentro, perché sul serio non ce la... No! Ma che scherzi per davvero? Questo cos'è? È un computer questo qui? No, vabbè, allora, aspetta che lo metto qua. Posso c'è qui dentro? Un Apple, che credo che sia distrutto, ma è sempre un Apple. Un altro? MacBook Air. Ce ne manca mezzo di... No, non c'è nulla, è vuoto proprio. C'è solo la tasca... Cioè, vabbè. Vediamo dentro a questa V che c'è. Boh, una scheda madre. Un alimentatore Corsair, non lo so se funzionerà. Un portatile della Acer gigantesco. Un altro portatile della Acer. Un portatile della HP vecchissimo, che c'ha anche il filo attaccato a diritto dentro. Un altro portatile della Asus. Un altro portatile della Acer. E basta. Ora, questi qui sembrerebbero tanto ganzi. Il problema è che sono vuoti. Cioè dentro non c'è niente. Quindi è praticamente soltanto la tastiera e il monitor. Poi questo qui è anche tutto rotto. È tutto piegato. Vabbè, questi li metto da parte così. Poi vedrò. E poi c'è questa scatola qua. Ah, ci sono dei dischi dentro. Questo è da 2 TB. Poi ci sono dei dischi piccolini. Toshiba da 1 TB. Li collego a un computer e poi li controllo. Allora, questo c'è scritto schermo rotto. Quindi, lo schermo è sfrantumato completamente. Vediamo un po' dentro cosa c'è. Il disco c'è. Disco meccanico da 500 GB. Boia! Oh, questa te, se fosse buona. Vediamo se riesco a levare. Ah, sono 2 batterie, non è una sola. Ma che c'è qui, lo scotch? Ecco fatto. Ole. Ora, queste sono appiccicate insieme proprio. Allora, ho tolto il circuito di bilanciamento. Vediamo un pochino se c'è ancora un po' di vita. 2,9 è bassa. E questa dietro? 2,4. E queste qui sono veramente molto basse. Teoricamente non sono recuperabili. Le provo a mettere in carica, ma non credo che... Ma... Poi abbiamo questi Acer, che sono Intel Pentium P6200. E sono tutti e 3 uguali. E forse funzionano, chi lo sa? No! Questo va! Continua riattivazione, ripresa dell'esecuzione di Windows. Qui c'è la webcam coperta con lo scotch. Attento a ciò che vi dico, James. A depositare ai suoi piedi... Che cazzo è successo? È partito un gioco? Cos'è? Si è spento completamente. Comunque funziona. Vediamo questo, che mi sembra quello ridotto peggio di tutti e anche schiantato qui nell'angolo. Però anche questo qui si è acceso. Beh, questi computer sono veramente troppo vecchi. Magari possono essere utili un domani per recuperarci monitor. Questo invece è vecchissimo. Che roba è? C'è anche il PCMCA qui di fianco.
Una lucina si è accesa, vediamo che fa se l'accendo. È partito. Spolverata. Oh, funziona anche questo. E questo qui al momento è quello che mi interessa di più di tutti, perché devo fare degli esperimenti e mi serve proprio un PC portatile vecchio come questo. Solo che vabbè, va restaurato un po'. 3, 2, 1. Niente. Power, 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 power. Qualcosa non quadra. O è schiantata la scheda o è schiantato l'alimentatore. Questo alimentatore va di sicuro, quindi power. Hai visto, si è acceso? E che cazzarola? Intel Celeron J1900 a 2 GHz. Quindi il computer funziona e con questo non si accende, però potrebbe essere non compatibile con quella scheda lì. E lo metto da parte, poi vedrò. Non ho mai testato così tanti computer in così breve tempo, ma ho lasciato quello più ganza alla fine. Ta-ta! Questo qui è uguale a questi qui che c'ho dietro. Però sembra, a parte che si sta sfacendo da solo, sembra molto molto più moderno. E questo qui è un computer che dovrebbe essere touchscreen della MSI. Merda secca interattiva. E viene, col tappo viene via. C'è un SSD della Western Digital che è appiccicato direttamente proprio. Nulla, è tutto sbaraccato completamente. 4 GB, che c'ha 8 GB di RAM addirittura. Però c'è una roba strana dalla parte di qua. Lo schermo sembra montato male. Vedete che non arriva alla cornice, c'è tutto questo spazio qua giù. È un po' strano. Potrebbe anche essere così di suo. Sembra quasi che ci manchi il pannello touchscreen, perché questo dovrebbe essere touchscreen. Olè, venuto via. No. Non manca proprio niente, questo è un touchscreen ottico a infrarossi, questo qui è l'illuminatore. Ecco perché lo schermo sta distante dalla cornice. Cioè, questo è un touchscreen ottico che lavora creando una barriera di luce sullo schermo che te interrompi andando a infilarci il dito nel mezzo. E probabilmente questo vetro che è qui sopra invece serve solo per rilevare il tocco del dito sullo schermo. Allora lo pulisco a questo punto, se non ho rotto nulla lo rimonto, vediamo se funziona. MSI, ripresa dell'esecuzione di Windows, vediamo se funziona il touchscreen. Muovi. Il bello di questo touchscreen è che è trasparente come un touchscreen capacitivo, ma funziona con qualsiasi cosa, col pennello, con tutto. No, troppo forte. In uno dei video più vecchi che ci sono su questo canale potete vedere anche questi computer qua giù, che poi sono questi qui che sono dietro. Ne avevo recuperati un tot, alcuni poi li ho dati via, alcuni non funzionavano, e mi è avanzato qualche pezzo, tipo la zampa dietro che tiene in piedi il computer, cioè questa qui. Aia, mi schiaccio il dito. Questa, vediamo un po'. Sì, non è la sua ovviamente, però ci posso riuscire a farcela sta. Qualcuno voleva la dimostrazione del perché non bisogna buttare via mai niente? Olè! Se 4 anni fa avessi gettato via i pezzi di ricambio di questi computer, ora non c'avevo il gambo a mettere dietro. Sempre accumulare, tutto bisogna accumulare. Ting! Dai! YouTube lo carica abbastanza bene, non è velocissimo però. Vediamo un po', play. Bentornati nel bunker di MVVblog. La cosa buffa è che a questo punto del video voi sapete già cosa c'è dentro a questa scatola. Beh, diciamo che YouTube ci si può vedere a malapena. Bisogna poi provare magari con Windows 10. Allora, vabbè, insomma, questo video era un videosi. Ho recuperato questi 10 computer che erano destinati alla discarica. Ora cosa ci faccio? Non ne ho idea, magari li regalo, non lo so, vedrò. Comunque, questo video finisce qui. Io vi ringrazio di averlo visto, spero che almeno vi siate divertiti nel vedermi sbudellare sta roba e rimetterla in funzione. E mi raccomando, come al solito, restate sani.